L'analisi non può prescindere dall'atteggiamento. Stefano Cesi alla vigilia era stato chiaro, voglio vedere, aveva dichiarato il tecnico biancazzurro, coraggio e voglia di proporre qualcosa di buono in fase offensiva. I suoi ragazzi hanno tradotto le sue parole in fatti concreti, costruendo almeno 4 occasioni da gol, senza però sfruttarne alcuna. Sono bastati 9 minuti ai lituani per aprire la scatola sulla respinta di Migani. L'ex giovanili di Parma e Sampdoria, Matulevicius, trova un pallonetto delizioso che supera il portiere biancazzurro, a quel punto fuori dai pali. Qui la differenza rispetto al solito, non una squadra già colpita e affondata, ma una squadra che reagisce subito. Battistini per Sorrentino, il quale viene incontro e gira subito per Cibelli. Corsa e palla dentro per Luca Ceccaroli, che non arriva per questioni di millesimi all'appuntamento con la storia. E così dal quasi 1-1 si passa al 2-0 sulla punizione tagliata dentro, l'ultimo tocco forse in fuorigioco e di Top Kajic. Sì, l'ha toccata il 33 mi sembra, pensavamo fosse in fuorigioco, adesso volevamo rivedere proprio le immagini. Esatto. E in partenza mi sembrava fosse oltre Palazzi, che era l'ultimo uomo, però insomma conta relativamente. Nel finale di tempo Migani è bravo a respingere un tiro ravvicinato, poi fortunato sul palo esterno colpito da Tadic. I 45 vanno in archivio con la seconda palla gol non sfruttata da Ceccaroli. Gai, uno dei migliori, lo mette a tu per tu con Cardrum. Il sinistro dell'attaccante da pochi passi non passerà certo agli annali del calcio, un vero peccato. Non c'è solo l'atteggiamento ma anche la qualità del trepenne. Cibelli per Nicola Gai, il centrocampista si allarga e spara con il sinistro, Cardum vola a respingere, siamo già a 3 occasioni nitide. Migani è costretto a chiudere sul primo palo, sul colpo di testa di Svigliuga. Il trepenne continua a fare densità nella tre quarti lituana. Sorrentino perde l'attimo davanti a Cardum. La pressione continua quando Gai va a sradicare l'ennesimo pallone. Tocco per la corrente Patrignani. Ancora Cardum a dire di no. Un trepenne che avrebbe meritato il gol si spacca in due e lascia campo ai lituani, che non perdonano con il contropiede concluso in rete da Svigliuga. Con le squadre stanche, ampi spazi in cui si infila Patrignani, tocco per Sorrentino e conclusione con il destro, sempre alzata da Cardum, portiere più impegnato da quando le squadre sammarinesi disputano le coppe europee. Il poker arriva grazie al bel movimento di Tadic, che viene incontro e con il diagonale mette dentro. Il pokerissimo con il colpo di testa in sospensione di Ricketts. Il ritorno sarà solo una formalità al San Marino Stadium. Suduva, Lituania, batte trepenne San Marino 5-0.